Walter Röder e le sue SS sono esecutori fedeli e spietati. Marzabotto è il nome più tragico della storia della Resistenza. Due reggimenti di SS irrompono in una chiesa della frazione Casaglia, uccidono il prete sull'altare, ammazzano gli altri, fra i quali 50 bambini, sterminandoli con le mitragliatrici. Marzabotto ha 1830 morti. Alla stampa del regime viene affidato il compito di nascondere la strage. L'11 ottobre il Resto del Carlino scrive: le solite voci incontrollate, prodotto tipico di galoppanti fantasie in tempo di guerra, assicuravano fino a ieri che nel corso di un'operazione di polizia contro una banda di fuorilegge, ben 150, fra donne, vecchi e bambini, erano stati fucilati da truppe germaniche in rastrellamento nel comune di Marzabotto. Siamo in grado di smentire queste macabre voci. Non è affatto vero. Siamo di fronte a una nuova manovra dei soliti incoscienti.